c'è un giovane blogger che sta su Twitter, su X come si chiama adesso, e pubblica cose molto interessanti, tipo questa. Perché l'Europa ancora non dà alla Tunisia i 100 meloni che ha promesso a metà luglio? Perché Ursula von der Leyen e il premier ruandese Rutte arrivano sul barchino? C'è qualche cosa sotto che non quadra. La verità è che è cominciata la campagna elettorale europea. La Spagna sostiene la Cina, la Cina sostiene Rutte, Meloni sostiene i fratelli musulmani, non Vox, credo. Che sostiene Vox. Qui il conto rischia di pagarlo pesantissimo l'Italia. Quindi non scherziamo con i Meloni. Succede che tutti da un giorno parlano soltanto di questo, di una pesca, in realtà non di una pesca, ma di uno spot. Allora, io vorrei portarvi su un altro tema, non sapevamo bene se farvi qualche domanda su questo spot di una nota catena di supermercati che ha fatto discutere tantissimo. Una pesca che divide il mondo politico, vai! Emma? Emma, ma ti sembra che scappi via così? Vuoi una pesca? Emma, c'è papà. Vieni qui. Bene. Questa te la manda la mamma. Me la manda la mamma? Mi piacciono le pesche. Allora dopo chiamo la mamma per ringraziarla, ok? Ok. Siccome è intervenuta la Presidente del Consiglio, allora abbiamo detto, vabbè, allora forse bisogna trattarlo rapidamente questo tema. La Meloni e Salvini alla fine sono follower. Chi è il trendsetter? Cioè chi dice, oh raga, qua bisogna buttarci a capofitto. È lui, Simone Pillon, che si alza la mattina, fa colazione alle 8.33 con la frutta, non so con che cosa faccia colazione pure lui, ma alle 8.33 la prima cosa che fa è questa, da 25 anni, spiego ai miei clienti. Che si rimane genitori per sempre e che per amore ai figli, per amore ai figli. Per amore ai figli. Per amore ai figli si può cercare di restare insieme o almeno volersi bene anche da divorziati, non c'è nulla di male in quella pesca, magari ne fosse regalata una in ogni crisi familiare. Lo spot dell'Esselunga, te dici, vabbè, ma che gli frega al Presidente del Consiglio di fare un tweet? Ce l'avrà. Io avrà spesso, altri problemi. Io spesso non c'ho tempo di fare un tweet, no, per dire, e non so niente rispetto alla Meloni, ma lei invece il tempo di fare il tweet ce l'ha. Che è questo? Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante. Due titoli, due aperture. Libero, Libero, molto bella l'apertura di oggi, dice Sinistra fuori di pesca, lo spot dell'Esselunga. E invece Il Giornale, aspetta che mi sposto, dice Progressisti in tilt per lo spot sulla famiglia. Una bimba spaventa la sinistra. Io l'ho trovato imbarazzante. Innanzitutto perché questa strumentalizzazione dei minori su delle situazioni così delicate come quella delle coppie separate, e oggi in Italia sono tantissime, è qualcosa che tra l'altro attribuisce una responsabilità a una bambina che chiaramente non può avere, quasi suggerendo che questa bambina viva male questa situazione. Sicuramente nessun figlio vive bene la separazione di un genitore, però ci sono tanti bambini che vivono peggio in famiglie dove i genitori non vanno d'accordo, litigano continuamente e la crescita dei bambini è fortemente compromessa. È un bello spot, toccante, colpisce. E non capisco, veramente, forse spiegatemelo voi, il motivo delle proteste. A quel punto tutti, arriva Crosetto tutti. Che dice, messo dalla difesa, c'era qualcos'altro da fare. No, che fai, non parli della pesca. Guardo lo spot di Esselunga e mi commuovo. Lo guardo con gli occhi, pensa, questo è quello che deve vedere le guerre. Lui già con lo spot dell'Esselunga trema. Sai, questo... Lui è quello che ci difende dai cattivi, dai invasioni. A lui gli fai vedere lo spot Esselunga già... Diceva, guardalo tu che io... Non essere così cinico, vedi, lui è coinvolto. Lo guardo con gli occhi del padre, del marito, del divorziato che ha sempre cercato di non far soffrire nessuno, della coppia che vive con i propri figli tra mille difficoltà, ma con amore non capisco perché ha suscitato polemiche. Di primo acchito ho pensato ad una fesseria, ma non sulla Meloni, ho pensato ad una fesseria riguardo a tutto il boom mediatico, la bolla mediatica che si è scatenata attorno. Diciamo, abbiamo altro a cui pensare.
Poi mi sono chiesto perché la Meloni è intervenuta e facendo due o tre telefonate mi hanno detto che in realtà c'è un discorso anche di marketing politico alla vigilia di elezioni, ma è anche un modo per puntare l'attenzione alla vigilia della NADEF, cioè dell'anticipo della legge di bilancio, su due elementi fondamentali. Uno è il discorso della famiglia, perché la famiglia col taglio del cuneo, tutto questo discorso qui è uno dei pilastri della nuova legge di bilancio. La seconda è tendenzialmente legata a quello che ha detto Giorgetti due mesi fa. Qua la domanda, scusa, per le pensioni come ci regoliamo? Giorgetti aveva detto, guardate, con questa denatalità qui le pensioni non ci arriveremo mai, non quindi ha fatto bene la Meloni a commentare questo spot pubblicitario di un'azienda privata? Evidentemente, dal suo punto di vista ha fatto bene. Poi scrive Salvini, perché si marcano pure sugli spot, certo, dell'S lunga. Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme, a quei papà quasi macitati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli, trasformare uno spot in uno splendido messaggio di amore e famiglia merita solo sorrisi. Come fa certa gente a insultarlo e deriderlo perché non narra il modello che vorrebbero loro? Di fronte a Salvini comincio ad avere dei dubbi. Sei d'accordo anche Salvini? Vuoi rivedere la tua posizione, Antonio? Oggi 39 articoli di giornale sono dedicati alla manovra economica, noi ovviamente la vedremo, e invece 43 articoli sono dedicati al grande dibattito sulla pesca. Non è finita, arriva Elish Line, andiamo dal segretario. Il segretario a margine di tutto ciò che dice: non vorrei deludere nessuno, ma non ho ancora visto lo spot di cui si parla. Ora, solo per chiarire con le spettatrici e gli spettatori, abbiamo deciso di parlarne perché è intervenuta la Presidente del Consiglio. Certo. Se no, certo, non l'avremmo fatto. 8 miliardi di meme, su una cosa, quindi di scelta difficilissima, perché io di solito uno. Questo è quello che mi è piaciuto più di tutti. Questo te lo manda la Germania. È una bellezza. E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali, da sole. Tanto le persone sono tutte uguali, da sole. Tutti i tuoi silenzi in una sola frase, come parafulmini sopra le case. Che disperazione, sarebbe stato bellissimo. In questo momento è appena arrivata la barca carica di migranti dentro il porto di Lampedusa, sta per entrare e lì c'è una motovedetta della Guardia di Finanza già carica di persone. Stiamo già lavorando al potenziamento dei centri per i rimpatri, in modo che chiunque entri illegalmente in Italia sia effettivamente trattenuto in queste strutture per tutto il tempo necessario alla definizione della sua eventuale richiesta di asilo e per la sua effettiva espulsione nel caso in cui sia irregolare. Daremo mandato di realizzare queste strutture in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Cosa fa la Meloni? E questo è davvero pericoloso. Fa quello che l'Europa tutta vorrebbe, cioè trasforma l'Italia in un hotspot, cioè in un centro di detenzione. Questo è il nuovo centro che è stato aperto, che si chiama centro di trattenimento. Come vedete al momento non c'è nessuno, i primi migranti dovrebbero arrivare tra oggi e domani, ma ancora non è certo neanche questo. Ciò che sappiamo è che questo centro è stato costruito all'incirca due mesi fa, noi l'avevamo già mostrato, non era ancora stato messo in funzione perché mancavano i decreti attuativi che sono arrivati di fatto giovedì. In questo centro entreranno coloro che arrivano da cosiddetti paesi sicuri e potranno permanere al massimo 28 giorni. Cosa fa? Dice: no, me li tengo tutti in Italia. Adesso faccio dei bei centri dove li chiudo tutti. Non succederà mai, perché noi non stiamo riuscendo a fare un centro per 84 persone a Pozzallo, quindi non esiste. Dicasi dei cosiddetti CPR sono centri di detenzione che l'Europa ti consente di fare per 18 mesi. E poi faccio i rimpatri obbligatori sono impossibili, perché costano tra i 10 e i 20 mila euro e devi avere l'accordo di rimpatrio. Col paese di origine. E quindi cosa succede? Che l'Italia diventerà un grande centro di detenzione dei migranti. Persone sono in attesa di capire dove andranno. No,
Ancora non ho mangiato 6 giorni. Per 6 giorni non hai mangiato? Non ho mangiato. Quanti anni hai? Calas... 15. Poi oggi c'è stata una novità. Una garanzia finanziaria, le definisce burocraticamente il decreto delegato, una sorta di cauzione che migranti che vengono da paesi considerati sicuri possono versare quasi 5.000 euro per evitare di essere, di attendere la procedura accelerata sulla loro richiesta di asilo in un CPR, cioè quasi 5.000 euro per 4 settimane di libertà. Ma come? Ma se siamo tutti d'accordo che queste persone sono vittime di tratta, ma veramente chiediamo soldi in cambio della libertà? 4.938 euro è quanto dovranno pagare i migranti provenienti dai paesi sicuri per attendere la risposta alla richiesta di asilo fuori dai centri di detenzione amministrativa. Chi proviene dai paesi nei quali, secondo il governo, sono rispettati l'ordinamento democratico e i diritti umani, si presume vedrà respinta la propria richiesta di asilo. In tal caso, invece di essere trasferito in un centro di accoglienza, sarà espulso e rimpatriato. La cifra, ha spiegato il Ministero, servirebbe quindi a coprire le spese di alloggio per un mese, le spese quotidiane e quelle per il volo di rimpatrio. In altre parole, 4.938 euro di cauzione è il prezzo della loro libertà. Sono andato a vedere quanto si guadagna in alcuni di questi paesi considerati sicuri. Allora, lo stipendio medio in mensile in Ghana è di 300 euro. Di 330 euro, in Algeria di 300 euro, in Tunisia di 190 euro, che diventano 60, pensate, 60 euro al mese in Gambia. Quindi un cittadino del Gambia, per pagare la cauzione richiestagli dallo Stato italiano, dovrebbe lavorare per 82 mesi consecutivi, quasi 7 anni, naturalmente digiunando e dormendo sotto le stelle. Giorgia Meloni alle Nazioni Unite ha dichiarato solennemente: mi sto occupando dell'Africa. Che detto da lei suona un po' come quando Hannibal Lecter diceva: stasera un amico per cena. Invece il governo ha varato una norma per aiutare i migranti. Questi poveri disgraziati che attraversano il mare senza nulla, senza abiti, senza soldi. Ecco, la soluzione è facilissima per non farli finire nei centri di rimpatrio. È questa qua: versare allo Stato italiano 5.000 euro a testa. Open to meraviglia! Appena l'hanno saputo i migranti hanno detto: 5.000 euro per entrare? Ma dove ci hanno sbarcati? Al Twiga. Cioè, la destra italiana è come il pedalò, può star fuori solo se c'è il sole.